Ottobre missionario 2017, Padre Michele, questo è un appuntamento ormai istituzionalizzato nella nostra parrocchia. Sì, ormai lo facciamo dagli anni, dal 1987 con precisione. E per noi veramente è un appuntamento molto molto importante, ci dà l'occasione per sensibilizzare sempre di più e noi e la comunità parrocchiale per quello che è la nostra identità di discepolo del Signore. La Chiesa è tale in quanto è missionaria. E noi abbiamo anche la gioia di vivere questo tra virgolette gemellaggio con la missione del padre Giovanni Salerno, è il nostro concittadino che ha dato vita a questo movimento Servi dei Poveri del Terzo Mondo che opera in maniera prevalente a Cusco in Perù. Quest'anno lo slogan di Missio, che è l'organismo della CEI per le missioni, è quello che vedete in alto, cioè la messa è molta. Questo è un invito per tutti quanti noi cristiani a essere, diciamo, richiamati al senso di responsabilità verso gli altri, verso chi ha bisogno, sia verso chi è lontano da noi, sia verso chi sta vicino. E questo significa che gente che ha bisogno di aiuto è tanta e per cui sono necessari molti operai per questo e quindi tutti siamo chiamati a fare la nostra parte. Noi siamo come gruppo missionario della parrocchia Sant'Antonio, abbiamo questa vocazione da tantissimi anni, per cui ci riuniamo tutti lunedì sera dopo la messa vespertina, non soltanto per fare catechesi, ma proprio per pianificare, diciamo così, quelli che sono le opere che noi possiamo compiere a favore di chi sta lontano. Nel caso specifico voi sapete, ormai tutti i nostri concittadini gelesi lo sanno, che i nostri aiuti sono rivolti specificamente alla missione di padre Giovanni Salerno, che le cui missioni operano sia in tutta l'America Latina, da alcuni anni anche a Cuba. E abbiamo tante iniziative locali per aiutare questi. Qual è la motivazione che vi spinge a fare parte di questo gruppo e a portarne avanti le opere? Il Vangelo ci invita, è un'esigenza del Vangelo dare concretezza a quello che è l'essere cristiano, no? La fede che senza le opere è morta, quindi quale gruppo migliore, diciamo, più opportuno se non il gruppo missionario, no? Che ci spinge e all'annuncio della buona notizia e anche alle opere che sono necessarie perché ci sono tanti fratelli che vivono nella necessità. Domenica prossima ci sarà un appuntamento molto importante, sì. Quindi estendiamo l'invito anche a tutti i cittadini che ci stanno seguendo. Sì, infatti domenica è la giornata della carità, la giornata più importante del mese missionario, dell'ottobre missionario e quindi siamo invitati tutti a partecipare alle messe che ci saranno durante la giornata e anche perché verrà il nostro missionario padre Corsini, padre Walter Corsini.